Ciao a tutti, eccoci qua, come sempre per parlare di cinema. Sono Giulio, sono al Festival di Locarno, 74ª edizione. Mi viene da dire che il buongiorno si vede dal mattino, perché il film di cui parlo oggi, che ho visto ieri, è un film che mi è piaciuto moltissimo, un film che ho trovato molto molto stimolante, un film interessante. Il film in questione è Il Legionario, ecco qua la scheda del film. Opera prima nella categoria cineasti del presente, opera prima diretta da, spero di pronunciarlo giusto, Lev Papu. È un film molto molto bello, che da ieri pomeriggio che ho visto, adesso è il giorno dopo, continuo a pensarlo, a pensarci, perché è un film che mi ha stimolato tantissimo. La storia è quella di, appunto, di Daniel, che è un poliziotto di colore che da diversi anni lavora con la sua squadra di polizia. Siamo a Roma, giorni d'oggi, e vive però un dilemma, un problema interiore, nel senso che lui sì, si è costruito una famiglia, sta per avere un figlio, vive tutto sommato decentemente, ma i suoi parenti non vivono nella stessa situazione, perché il fratello di Daniel e la madre vivono in una casa occupata a Roma. Una casa occupata da oltre 16 anni, ma il comune ha deciso di sfrattarli. E sarà proprio Daniel con la sua squadra a dover sfrattarli. Questo è il nocciolo del film, proprio detto in breve la storia, perché al suo interno, in questa storia, ci sono tanti argomenti, spunto di riflessione. L'obiettivo che ci riesce benissimo il regista Lev Papu è quello del porre una questione, cioè degli immigrati che entrano regolarmente, hanno una propria vita, ma che si possono scontrare con situazioni del genere. E il regista è bravissimo, bravissimo, bravissimo a non cadere anzitutto in facili cliché, a non scivolare, perché comunque il film parla di, possiamo dire così, di due famiglie, una famiglia fisica e una famiglia professionale, ovvero quella dei poliziotti. E quindi la storia di Daniel è questo continuo scontro interiore tra se stare da una parte o se stare dall'altra. E poteva ripeto, poteva scivolare in facili cliché, in banalità, e le evita tutte, e fa un film molto interessante, diretto con lucidità, benché sia un'opera prima, diretto benissimo il cast, che anche se in un contesto romano non esaspera, perché premetto, a me Roma e i romani piacciono tantissimo, ma a volte si esaspera, l'accento del parlato viene caricato. Ecco, lui è bravissimo anche per quello, a non calcare la mano su quella, ma a voler dare un quadro di una situazione di vita quotidiana. E quello che ne viene fuori un film intenso, potente, che non si lascia andare neanche a facili buonismi. Insomma, è un film assolutamente da vedere, che mi auguro possa avere una distribuzione in Italia, perché se lo merita tutto. E cosa dire d'altro? Che il protagonista, che è Germano Gentile, è proprio bravo. In realtà tutto il cast è all'altezza del ruolo, senza esagerare, esasperare il proprio personaggio. Ecco, non è un film gridato, strillato, è un film graduale, un film che raggiunge nel finale il climax, il punto più alto di drammaticità e di tensione, ma non vi dico assolutamente che cosa succede. Ed è un film che, una volta finito, ti lascia delle domande, ti lascia. Ti scuote, ecco, senza esagerare, ma è un film che, una volta visto, ti pone degli interrogativi, e soprattutto non puoi che
apprezzare il modo in cui tutto viene raccontato. La cosa interessante, ad esempio, per quanto riguarda la casa occupata, in realtà è un edificio, un appartamento occupato, ti fa vedere anche la vita al suo interno, come è organizzato, viene anche spiegato un po' da un punto di vista burocratico, municipale, come quella casa è stata occupata, quali rapporti ci sono col comune, quali potrebbero essere le conseguenze dello sfratto. Ecco, un film completo che da una parte mette la vita del poliziotto Daniel, della sua famiglia, intesa come squadra di polizia, e anche la sua famiglia natia, con, appunto, come detto, il fratello e la madre, che vivono nella casa occupata. Questo è quello che avevo da dire sul film Il Legionario, un ottimo film. Complimenti ancora al regista, perché è un film che mi ha colpito e che consiglio assolutamente la visione. Per questa recensione è tutto, alla prossima e ciao!